Ci torneremo, vorremmo provare però a fare un salto da quello che è la quotidianità sui giornali a quello che invece è la quotidianità nella vita di molti. Abbiamo qui con noi Davide Pinton. Davide ha 26 anni, è socio di un'azienda agricola. Fino a qualche anno fa ci dicevano che il lavoro in agricoltura calava, 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 diventava sempre più marginale. Oggi sembra invece che l'agricoltura torni a essere uno spazio importante anche per i giovani. Ci racconti la tua esperienza? Sì, io mi chiamo Davide, lavoro in un'azienda agricola biologica qui a Schio e vorrei dire che nel nostro settore ci sono molte aziende agricole, piccole e locali, anche grandi o piccole, che ogni giorno si trovano a combattere con grandi difficoltà, soprattutto in questi ultimi periodi, a partire dalla cementificazione che continua ad avanzare e questo significa carenza e mancanza sempre più di territorio. Noi. Poi i costi di produzione che aumentano, proprio continuano ad aumentare i costi di produzione e poi anche l'insostenibile concorrenza con i produttori esteri, perché i prodotti dall'estero arrivano a un prezzo nettamente inferiore, perché questa concorrenza per noi è insostenibile. Ecco, in questa situazione molte aziende familiari, anche locali, si trovano a chiudere e quelli che rimangono sono sempre più in difficoltà a svolgere il proprio lavoro, che ricordo è sia fornire a tutti i cittadini prodotti sani e genuini, ma è anche quello di salvaguardare e mantenere il territorio. Ecco, per questo a mio avviso è necessario un supporto della cittadinanza e delle amministrazioni per le aziende agricole, insomma. Grazie Davide. Ecco, tornando anche a quello che diceva prima Baranes, no, alla questione della finanza che poi sui territori ricade in nuovi indispensabili investimenti per rifinanziare la finanza. Il tema del territorio è un tema centrale. Lo è non solo da un punto di vista prettamente economico, ma anche semplicemente da un punto di vista di sostenibilità della nostra vita e della possibilità di continuare a pensare a una vita. Noi sappiamo per esempio che ogni anno, negli ultimi anni, a settembre il mondo ha già esaurito le risorse che avrebbe a disposizione per tutti gli anni, per tutto l'anno. Eppure, come dire, il ragionamento prevalente è quello che bisogna continuare a costruire infrastrutture, costruire zone industriali e produttive, valorizzare, perché si dice in questo modo, il territorio. Se parliamo di decrescita, invece, come si valorizza il territorio? L'idea di più di valorizzare il territorio mi sembra già un'idea che traduce l'imperialismo dell'economia. Un territorio è prima di tutto un luogo di vita, non è un capitale, perché vedere il territorio come un capitale da far sfruttare è, mi sembra una idea sbagliata, anche perché per questo c'è un cambiamento di filosofia. Credo che è interessante vedere come questo cambiamento è accaduto in alcuni paesi dell'America Latina, per esempio penso alla Bolivia e l'Ecuador, che si sono dati recentemente delle nuove costituzioni, dove dicono che l'oggetto della nostra società non è lo sviluppo, che è lo sviluppo, crescita infinita, che è una visione occidentale. Noi che siamo legati alla tradizione amerindiani, vogliamo solo la parola in quechua che è sumacosai, cioè che tradotto in spagnolo, buen vivir, vivere bene. Non si tratta di vivere meglio, di produrre sempre di più, di far produrre il territorio sempre di più. Si tratta solo di vivere bene in un territorio che abbiamo ereditato e che
non vogliamo distruggere. Per questo ho deciso, scritto nella Costituzione, che la natura è un soggetto di diritto, che la chiamano la Pachamama, e che non si può essere privatizzata. E va questo, che le miniere non devono essere privatizzate, l'acqua, né l'acqua, né eccetera, che sono dei beni comuni che devono servire al bene di tutti e non servire a produrre dei profitti per le imprese transnazionali. Allora, a partire di questa visione, penso che effettivamente l'idea di valorizzare un territorio, direi, come, non si tratta di utilizzare il territorio per il bene comune, ma come produrre profitti per degli investitori che vogliono investire sul territorio. E questo già è una direzione sbagliata. Naturalmente ci sono, per sopravvivere del territorio, ci sono delle ricchezze, delle cose che devono essere utilizzate al meglio, ma non nell'ottica del produrre sempre di più, del generare sempre più profitti per rentabilizzare il capitale. Grazie. A proposito di territorio, ne approfitto, ne stavamo parlando, per segnalarvi che il prossimo incontro di questa rassegna, che dura da ormai un anno, il comune per i beni comuni, sarà proprio su questi territori, si intitolerà La campagna, un'estimabile risorsa per la società di oggi, e sarà il prossimo 21 febbraio, sempre qui a Sant'Orso. Peraltro, se avete piacere di essere informati sulle prossime iniziative, uscendo, con calma ovviamente, potrete lasciare anche il vostro indirizzo email. Restiamo sul territorio e parliamo con Chiara. Chiara rappresenta un gruppo di persone che si è formato nell'ultimo anno, negli ultimi 18 mesi a Sant'Orso, che si chiama Sant'Orso in Transizione. Vuoi raccontarci che cosa prova a fare questo gruppo? Certo. Allora, il gruppo appunto è nato poco più di un anno fa e da un gruppo di persone che condividevano lo stesso bisogno di vedere un'alternativa al sistema economico attuale, e che mostra in maniera sempre più evidente i propri limiti. Il movimento della transizione in realtà nasce nel 2004 tra la Gran Bretagna e l'Irlanda da Rob Hopkins, che ha messo insieme varie crisi, nel senso ha pensato bene che la crisi economica che stiamo vivendo ormai da anni non è sola, ma deriva da una derivazione di vari aspetti, che sono per esempio il cambiamento climatico, la fine del petrolio e delle altre risorse energetiche a basso costo, l'esaurimento generale delle risorse, la sovrappopolazione e via così. A partire da queste riflessioni, con il gruppo che si è creato insomma intorno a lui, ha cercato di fare qualcosa, e invece che demoralizzarsi insomma ha pensato bene che il cambiamento deve avvenire non da un supereroe che ci salverà, ma da noi stessi, partire da noi stessi. E i due punti principali su cui la transizione si focalizza sono la resilienza, cioè la capacità di una comunità, di un sistema, di resistere a uno shock che può essere di qualunque tipo, come può essere una crisi economica o una diminuzione delle risorse, eccetera. E quindi la soluzione che hanno trovato è il locale, nel senso sfruttare il più possibile le risorse locali, intese sia come territorio, come si parlava prima, come ambiente, ma anche come saperi, come imprese locali. Nel mondo ci sono varie iniziative di transizione ormai in molti paesi europei e anche negli altri continenti, e le iniziative che sono nate sono tra le più diverse.
per esempio orti sociali, società cooperative energetiche, indipendenza energetica attraverso le fonti rinnovabili, economie circolari, educazione sostenibile, riuso, riciclo, monete locali, ma tutto fatto anche con la consapevolezza che quello che si fa non si fa perché si deve, anche se è così, ma anche perché ci porterà a vivere meglio o perlomeno bene. E anche a Sant'Orso abbiamo cominciato appunto ad andare in questa direzione e in questo anno sono partiti per esempio un GAS, un gruppo di acquisto solidale, e abbiamo iniziato a fare un orto comune. E alcune persone di noi stanno collaborando con alcuni progetti del comune, per esempio il recupero del grumo, e le idee insomma sono tante. Ovviamente più persone partecipano a questa cosa, più sarà facile concretizzare tante idee che comunque ci sono. È per questo che io vi invito anche alla prossima iniziativa, insomma, che faremo il 16 febbraio. Dopo fuori ci saranno anche dei volantini per chi vuole, o per chi vuole anche vedersi il nostro sito santorsointransizione.it, e lì scriviamo un po' tutto, insomma, quello che stiamo facendo. E volevo un po' lasciarvi con una frase di Jay Tompt, un membro del Transition Network, che dice: c'è abbastanza da fare per noi e i nostri figli, la cosa importante è aver cominciato, sappiamo di essere quelli che stavamo aspettando, quindi lo facciamo e basta, non abbiamo bisogno della cavalleria, ci siamo qui noi. Grazie. Grazie Chiara. Professor Latouche, come dire, Chiara a un certo punto diceva nel suo intervento non dobbiamo aspettare il superuomo, possiamo fare qualcosa noi. In questa sala stasera siamo in tanti. Cosa potrebbe fare ognuno di noi per contribuire a cambiare strada? Allora è una grossa domanda, eh? Naturalmente si deve fare di tutto, se è per questo il progetto della decrescita è un progetto che si declina a livello personale, a livello familiare, a livello della comunità locale, del gruppo, a livello regionale, nazionale e naturalmente finalmente mondiale. Per questo il progetto delle città in transizione, il progetto di Rob Hopkins di cui ha parlato Chiara, bon, ho sempre detto che è la forma, oggi una delle forme che corrisponde a livello locale perfettamente al progetto della decrescita, perché si tratta di ritrovare l'autonomia. L'autonomia energetica, l'autonomia alimentare e questa sviluppare la resilienza, cioè la capacità di affrontare le sfide degli prossimi anni, cambiamento climatico, scomparsa delle specie, della biodiversità, eccetera, eccetera. E allora, ma questo partecipa totalmente alla rilocalizzazione del progetto della decrescita, solo che rilocalizzare significa esattamente demondializzare. Si tratta, e precisamente la più grande impresa storica di distruzione della resilienza delle comunità locali è la globalizzazione. La globalizzazione industriale, ma è dietro di quella o sopra di quella la globalizzazione finanziaria, che finalmente strangola anche fino al fondo tutte le attività umane. E allora questo è una forma di resistenza. E non è facile, eh? È bene di fare, si deve fare il massimo in questa direzione, ma fare un progetto di città in transizione è una cosa molto difficile.
affrontare tutti i problemi per convincere gli altri, per arrivare a contrastare il peso del sistema globale. Questa è la più grande sfida al quale siamo affrontati, ma come dice bene l'amico Luca Mercalli in un bel ultimo libro che si chiama Prepariamoci. Prepariamoci. Allora lui nella seconda parte del libro spiega come lui si prepara, e la chiama il mio piano B. Allora dice come lui ha messo sul tetto dei pannelli fotovoltaici che produce la sua energia, fa l'ortaggio, il suo prodotto, eccetera. Allora lui già ha fatto la transizione ma questo è molto interessante come esperienza e dobbiamo tutti andare in questa direzione, ma si deve effettivamente, per creare un futuro sostenibile per i nostri figli, si deve arrivare al livello, e per questo che non si tratta, non dobbiamo ripiegarsi sul nostro piccolo, fare il livello, si deve al medesimo tempo, come dico sempre che la decrescita a ridare senso alla parola d'ordine dell'ecologia politica, pensare globalmente, agire localmente. Ma dobbiamo al medesimo tempo pensare localmente e agire globalmente. Si deve fare a tutti i livelli perché i grossi problemi ecologici sono dei problemi come il cambiamento climatico e il problema mondiale, e dobbiamo agire a questo livello anche se non è facile. Allora è pertinente tutte le azioni, tutte le iniziative che vanno nel senso della resilienza, dell'autonomia, della non crescita, della non distruzione, della sostenibilità del pianeta, partecipano a questo progetto che mi piace anche perché parliamo di questo inglese Rob Hopkins, un altro inglese a livello più globale ha trovato una bella parola per spiegare il progetto, che è esattamente il progetto della decrescita. Parla di Prosperity Without Growth, Tim Jackson, un bel libro, come immaginare una prosperità senza crescita. E questa è la grande sfida di fronte al quale ci siamo.